messo uno spaccato abbastanza chiaro del lavoro che abbiamo fatto quest'anno, quindi non abbiamo mantenuto la parola data in campagna elettorale, questo è importante. È chiaro che tutto questo è costato tantissimo, a Maroni è costato moltissimo, a noi il federalismo non è stato facile, è costato tantissimo. Devo dire che se sentivo parlare anche Calderone, è chiaro che non sarà facile trovare il costo standard, stabilire il costo standard, anche perché se in certe regioni la sanità costa così tanto è perché in una parola grattano, rubano, perché se una siringa che costa 1.000 lire a Varese costa in un'altra regione costa 10 volte tanto è perché qualcuno si mette in tasca la differenza, c'è niente da fare. E quindi non è che occorre essere dei geni per capire queste esperienze, queste differenze enormi che ci sono assolutamente da chiarire, perché secondo me c'è molta gente che si mette in tasca i soldi, la differenza finisce in tasca i politici che non dovrebbero fare politica, che non hanno ideali, almeno la Lega l'ha dimostrato oggi, che ha i suoi ideali, non solo idee, i suoi ideali, e che li porta avanti con determinazione. È un partito che non ti abbandona, la Lega non abbandona, è un manifesto che faremo, la Lega non ti abbandona. Quando un popolo come il nostro cammina, piega la storia, questo lo sapevamo, noi lo sapevamo che avremmo piegato la storia. Vabbè, i popoli padani uniti quando si mettono a camminare cambiano la storia, cambiano il mondo, e noi non siamo che espressione della realtà che ci sta dietro, di voi, dei popoli lombardo, veneto, piemontesi, grandi popoli che se si muovono c'è niente da fare, gli altri possono anche gridare, però se si muovono popoli così forti riescono a piegare la storia, a cambiare la storia, e tutti noi siamo espressione vostra, i popoli che si impegnano, che lavorano, che magari vengono sfruttati. Le gabbie salariali restano il tema dominante della politica italiana di Ferragosto, il che potrebbe anche far pensare, alla luce di tanti altri precedenti, che alla fine non se ne farà niente. Ma in questo caso la prudenza è d'obbligo, visto che la proposta è partita dalla Lega e ha ottenuto un primo via libera di Berlusconi. Il ministro del Carroccio Zaia è intervenuto per consolidare la posizione, spiegando che commisurare i redditi al costo della vita, anche nella pubblica amministrazione, costringerebbe il Sud a camminare con le proprie gambe. Ma le crepe, in verità non del tutto inattese, si sono aperte in Parlamento. Il presidente dei senatori del PDL Gasparri ha precisato che il partito è contrario e che la maggioranza non intende portare alle Camere una legge che imponga differenze nei redditi fra Nord e Sud. Insomma, il fronte dei contrari, che già annovera opposizioni, sindacati, Confindustria e consumatori, è più che mai folto. Nel frattempo, però, alcuni tecnici del governo stanno studiando incentivi nella contrattazione decentrata a livello sia aziendale sia territoriale. Una via che supererebbe il modello delle gabbie, archiviato ormai 40 anni fa. Vicepresidente del Senato e segretario del SIMPA, il segretario federale, ministro Umberto Bossi, ha messo sul piatto delle riforme subito le gabbie salariali. Come si può procedere allora per arrivare anche a una riforma condivisa come è stata quella del federalismo? Ma credo che sarà inevitabile, dal momento che questo Paese evolve verso il federalismo fiscale, la contrattazione nazionale non avrà più motivo di esistere, si andrà verso una forte contrattazione decentrata, noi auspichiamo regionalizzata, perché tutti dicono che ci sono delle realtà economiche diverse in questo Paese e anche a livello contrattuale vanno affrontate in modo diverso. Una volta si chiamavano gabbie salariali, non voglio provocare nessuno, però se per far capire bisogna usare quel termine torneremo ad usarlo. Credo che sia la strada migliore. Il ministro Brunetta ha già incominciato, grazie a una mozione proprio fatta da noi come Movimento Lega Nord al Senato insieme agli alleati, a discuterlo nel pubblico, speriamo nel privato.
Franco, vicepresidente, un sondaggio di poche ore fa ha detto che ormai gli operai non ragionano più con i parametri della sinistra, ragionano più in un mondo che è di centrodestra o comunque che rappresenta, diciamo così, il popolo e quindi anche la Lega. Con questi presupposti ideologici è più facile affrontare una riforma di questo genere? Io credo che tanti lavoratori si sono sentiti traditi proprio da tanti del centro-sinistra che per anni hanno fatto promesse e non hanno mai mantenuto le promesse, e credo che in noi in questi anni hanno trovato gente che ha fatto le promesse ma sta lottando e lotterà per portare a casa dei risultati, e soprattutto io da un punto di vista sindacale spero veramente di poter dare più soldi in busta paga alla nostra gente, perché con 900 euro al mese qui al nord non si vive.